Buongiorno a tutti e benvenuti al workshop Io non spreco, a scuola di cucina con Life Foster, Love Food, Reduce Waste. Io mi chiamo Francesca Danda e collaboro con il consorzio EnHypeNet, capofila del progetto europeo Life Foster assieme a molte altre realtà, sia italiane sia europee. Nell'arco di circa 3 anni di attività, il progetto Life Foster mira a contribuire a ridurre e a prevenire lo spreco alimentare nella ristorazione attraverso una leva fondamentale, quella della formazione professionale, ossia formare e educare oggi i professionisti della ristorazione di domani. A condurre il nostro webinar saranno nell'ordine Barbara Archesso, Project Manager di progetto appunto Life Foster per EnHypeNet, e due formatori speciali particolarmente amici del progetto, ossia Sara Raveane e Marco D'Ambrosi, della sede ENAIP di Conegliano in provincia di Treviso. Prima di dare loro la parola, però, lasciatemi fare due precisazioni. Se durante il nostro webinar avete qualche curiosità e volete porre delle domande, potete usare la chat che vedete nel vostro schermo in basso a destra. Poi ci sarà una moderazione e le più interessanti, le più importanti verranno poste ai nostri relatori. Verso la fine del webinar vi chiederemo inoltre, tramite la chat, un link in chat, di andare a compilare un questionario molto importante per il nostro progetto di sensibilizzazione che vi prenderà solo 5 minuti dopo la fine del webinar. E niente, quando vorrete sapere di più sul nostro progetto andate a visitare il sito www.lifefoster.eu. Grazie dell'attenzione, buon webinar e lascio la parola a Barbara Archesso. Buongiorno, grazie Francesca per l'introduzione e una breve presentazione del progetto Life Foster. E per questo condivido un attimo la mia presentazione. Eccomi. Allora. Il progetto Life Foster è un progetto che è finanziato dal programma Life, un programma che si occupa dal 1992 di problemi ambientali, affrontandoli generalmente in chiave scientifica, tecnica e anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione. Il nostro progetto fa parte proprio di quest'ultima specie. E cioè si occupa prevalentemente di sensibilizzare il pubblico e più in generale e in modo particolare sensibilizzare attraverso la formazione professionale le persone che operano nel mondo della ristorazione, a partire dai giovani e dagli adulti che vengono formati perché applichino delle soluzioni di prevenzione dello spreco. Il progetto si svolge in quattro paesi europei, oltre all'Italia, la Francia, la Spagna, Malta e poi abbiamo anche il coinvolgimento, dove vedete la stellina, di Bruxelles, al fine di portare, diciamo, all'attenzione europea le soluzioni che andiamo sviluppando in questo progetto. Il partenariato è composto da soggetti che sono complementari fra di loro come mission, come competenze. Abbiamo l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l'università fondata da Slow Food. Abbiamo enti di formazione professionale sia iniziale che continua, EnHypeNet, noi che siamo il capofila di questo partenariato, insieme con AFPA, un grosso ente di formazione professionale degli adulti francese, SESE, che è una confederazione di associazioni che si occupano di formazione professionale a tutti i livelli in Spagna, e l'Istituto degli Studi Turistici di Malta, un college molto grosso che è presente a Malta. Dopodiché abbiamo anche la componente che si rivolge più in specifico alle imprese, i ristoratori e rappresentati dalla Federazione Italiana Cuochi e più in generale il mondo dell'impresa attraverso MBB a Malta. Tre sono i principali obiettivi di questo progetto, come dicevo inizialmente, sensibilizzare sullo spreco alimentare,
come problema che è di livello globale e che può essere però anche affrontato con delle strategie che sono locali e individuali. I ristoranti, i ristoratori in questo caso diventano un po' gli ambasciatori di soluzioni che siano virtuose nei confronti di questo spreco. I formatori e gli studenti sono inoltre coinvolti all'interno di questo progetto attraverso i momenti di formazione. Quindi un nostro obiettivo è, a partire dal mondo della formazione, cominciare a sensibilizzare numeri sempre più ampi di persone, raggiungendo appunto attraverso anche gli studenti, in particolare quelli più giovani, le famiglie. Abbiamo poi la sensibilizzazione dei policy maker, perché tutto quello che noi ricaviamo come diciamo, le lezioni apprese diventeranno raccomandazioni verso i policy maker che dovranno sostenere lo sviluppo di politiche adeguate alla prevenzione dello spreco alimentare. Il progetto è molto complesso ed ampio e ha visto un avvio con la definizione di una conoscenza scientifica di base che ci ha permesso poi di sviluppare un modello e degli strumenti idonei a prevenire lo spreco alimentare. L'utilizzo di questi strumenti avviene durante la formazione sia di formatori e di insegnanti che di studenti. Abbiamo avuto un avvio nel 2019 con una formazione di formatori, un gruppo transnazionale che ha, diciamo, si è formato nell'adozione e nell'utilizzo di soluzioni di prevenzione dello spreco alimentare all'interno della ristorazione. Questi formatori a loro volta hanno formato altri colleghi e adesso stanno applicando, diciamo, quello che loro hanno appreso con i loro studenti, quindi hanno tradotto il tutto per gli studenti. C'è poi il coinvolgimento della ristorazione attraverso gli stage aziendali e anche attraverso un coinvolgimento più diretto con eventi rivolti al mondo della ristorazione. Adesso purtroppo siamo in un momento di stand-by, ma siamo molto attivi anche con gli eventi virtuali. Oggi pomeriggio ce n'è uno organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi. Poi facciamo anche la promozione all'interno di eventi dedicati ai diversi mondi ai quali ci rivolgiamo. Quello di oggi è un evento pensato proprio per il coinvolgimento del mondo dell'educazione e della formazione professionale. Abbiamo poi uno strumento di monitoraggio che è dello spreco alimentare. Che è stato sviluppato e che verrà rilasciato a brevissimo tramite il nostro sito web, una app che è utilizzata per valutare la virtuosità, diciamo, del nostro operato all'interno dei laboratori e non solo, all'interno del ristorante. E questo strumento di monitoraggio è in grado di coniugare da un lato la prevenzione dello spreco e dall'altro diciamo, i minor costi che sono collegati a questa riduzione dello spreco. Last but not least, il coinvolgimento dei policy maker. All'interno di piattaforme che vedono lo sviluppo di politiche idonee. I numeri da raggiungere con questo progetto sono piuttosto elevati. Abbiamo oltre 500 formatori, quasi 7.000 studenti, oltre 3.000 imprese, 10.000 professionisti del settore. Un numero di fiere appunto che noi svolgiamo in questo momento online con un numero elevato di visitatori. Quello che mi preme far vedere in questo momento è che
nonostante ci siano state delle difficoltà dovute a questo periodo, il progetto è riuscito comunque a raggiungere 120 tra formatori ed insegnanti, oltre 1.000 studenti, 144 professionisti del settore coinvolti direttamente nei webinar, ma ci tengo a precisare che solo in Italia con i video del webinar realizzato in giugno ha avuto oltre 4.000 visualizzazioni e abbiamo un seguito piuttosto attivo nel nostro sito web, abbiamo oltre 50.000 visitatori, un profilo LinkedIn, Facebook e Instagram e YouTube che sono attivi e costantemente aggiornati. Siamo stati selezionati come best practice per l'economia circolare in Italia sia dalla Regione del Veneto e sia dalla piattaforma per l'economia circolare ICESP che è gestita da Enea. E dove agisce il nostro progetto? Il progetto Foster si occupa principalmente dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3, volendo dimezzare gli sprechi alimentari pro capite entro il 2030. Questo obiettivo di sviluppo sostenibile è stato ripreso proprio recentemente quest'anno dalla strategia dell'Unione Europea dal produttore al consumatore. E addirittura l'Unione Europea sta definendo degli obiettivi per i quali entro il 2023 la Commissione proporrà dei vincoli ben precisi per ridurre gli sprechi alimentari in tutto il territorio dell'Unione. Quindi questo progetto è un progetto che è, diciamo, visionario, perché noi siamo partiti alla fine del 2018 con qualcosa che già aveva uno sguardo molto avanti. La strategia che abbiamo mette a fuoco le cause dello spreco alimentare nella ristorazione e le connessioni causa-effetto al fine di delineare delle risoluzioni del problema e generare quindi alla fine benefici economici, ambientali e sociali, perché la sostenibilità non può prescindere da tutti e questi tre elementi messi insieme. Il modello Foster prevede un riconoscimento del problema a livello globale e a livello locale, una strategia per definirlo all'interno dell'organizzazione, l'implementazione di un piano d'azione per l'applicazione delle soluzioni e il monitoraggio di cui parlavo poc'anzi dello spreco alimentare e dei suoi costi. Le soluzioni non sono di competenza di un unico ruolo all'interno della ristorazione, ma sono il frutto della collaborazione tra tutte le persone che operano al suo interno e in ultima istanza anche con il contesto territoriale in cui si lavora. I nostri formatori, adesso Sara Raveane e Marco D'Ambrosi, vi racconteranno quello che si fa all'interno dei nostri centri di formazione e in particolare racconteranno la loro bellissima esperienza. Io vi chiedo ancora una volta e ricordo di compilare cortesemente il questionario di cui comparirà a breve il link. Grazie per la vostra attenzione e a presto. Buongiorno e benvenuti a tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui allora, grazie Barbara. Niente, oggi vi terremo un po' in guardia, nel senso che andremo un po' ad illustrarvi quello che noi facciamo con i ragazzi, ma vi spieghiamo un po' anche quello che è lo spreco Il mondo alimentare. dell'iPoster in realtà. Volevamo iniziare, prima di addentrarci nel mondo Life Foster, volevamo iniziare trasmettendo un breve video che dura pochissimo, ma questo ci aprirà il mondo sullo spreco e da lì andremo a fare una breve disamina di tutto quello che sono i punti salienti di questo video. Quindi vi lasciamo la visione e ci vediamo tra un minuto.
Incredibile, ma vero. Un terzo di tutti gli alimenti viene sprecato. Aiutaci a cambiare le cose. Eccoci, allora questo era il video che volevamo farvi vedere per introdurci al mondo di Lei Foster. Perché abbiamo scelto questo video così d'impatto, diciamo, perché vorremmo tanto poter vedere tutte le vostre espressioni in questo momento la vostra reazione un po' a quello che abbiamo visto. In realtà questo video l'abbiamo scelto, Marco, correggimi se sbaglio, proprio perché ci dava il là per parlare anche della scelta poi di questo nome che abbiamo dato al webinar, ovvero Io non spreco, scritto in maniera un pochino diversa. Esatto, Sara, quindi questo Io non spreco con questo non in maiuscolo vuole quasi essere una provocazione. Possiamo leggerlo in due modi diversi, da una parte non spreco, dall'altra invece spreco, quello che poi tra l'altro succede di fatto volontariamente in maniera quasi come provocazione nel video. Assolutamente sì, è proprio il gioco di parola che viene utilizzato, che ci ha spinto a usare questo termine. Quando abbiamo proposto questo video ai nostri allievi, perché come vi diceva Barbara, noi siamo i formatori dell'Istituto di Conegliano nella ristorazione, abbiamo formato gli allievi in Life Foster, quindi Formazione che poi è stata allargata anche nelle altre sedi ENAIP Veneto nelle quali si fa ristorazione. Abbiamo trasmesso questo video e i ragazzi ci guardavano con questi occhioni e le facce un po' sbalordite, come dire, ma cosa fanno questi? Buttano il cibo per terra. Ecco, diciamo che è proprio la provocazione che diceva Marco prima, e da lì nasceva la frase, ah ma io prof non spreco, io non butto via niente, noi a casa non buttiamo Chi si niente. sognerebbe di acquistare un gelato e buttarlo appena fuori dalla gelateria? E questo è vero, in realtà se uno va in gelateria per comprare il gelato, non lo prende, non lo acquista e non lo butta direttamente nel cestino. Però la provocazione dell'io non spreco è perché tutti alla fine sprechiamo, ma non in maniera magari così palese come abbiamo potuto vedere nel video, giusto? Esattamente. Diciamo che quindi ci stiamo un po' avvicinando a questa prima parte dell'incontro che faremo oggi insieme, e cioè andremo un po' ad analizzare e a vedere tre momenti che sono emersi dal video, tre momenti molto diversi tra di loro, che comunque ci aiutano a far capire che sono tutte occasioni di spreco e di conseguenza, se stiamo un po' più attenti, di non spreco. Partirei quindi dalla prima situazione, quella che forse ha colpito un po' tutti. Sì, la pallina del gelato che viene lanciata a terra. Ecco, noi, come abbiamo detto prima, non prendiamo questo gelato e non lo gettiamo direttamente nel cestino, ma magari avviene sotto un'altra forma. Quello che vorremmo trasmettere a voi oggi è che ci sono queste cose che dobbiamo sviluppare, ovvero la responsabilità di ognuno, che ognuno di noi ha. Riguardo allo spreco alimentare. E questo passa attraverso la disponibilità di cibo che abbiamo, che è enorme, è una grandissima disponibilità di cibo, perché in ogni istante noi proviamo del senso o del bisogno di cibo, lo possiamo appagare con tutto quello che ci troviamo attorno. E passa anche attraverso la troppa scelta. Certo, assolutamente. Quindi il primo focus che vogliamo un po' presentarvi è che c'è una responsabilità personale. Lasciamo stare che siamo dei professionisti del settore o
persone che semplicemente ogni giorno vanno al supermercato, ma parte da ognuno di noi un atteggiamento, una mentalità diversa. Certo è che il mercato ogni giorno ci propone tanti prodotti, ma c'è un modo e un modo per approcciarci a questi prodotti qui. Quindi una grande disponibilità di cibo dettata, quindi, che porta a una scelta ampia di prodotti, e però appunto piccoli atteggiamenti, ad esempio? Prima avevamo appunto detto che la pallina di gelato noi non la gettiamo sotto forma di pallina di gelato, ma certo, la gettiamo sotto un altro tipo di forma, no? Che è quella magari del limone che abbiamo dimenticato nel frigo, perché l'abbiamo utilizzato per spremerlo all'interno della nostra tisana piuttosto che per condirci l'insalata, e poi l'altra metà l'abbiamo lasciata nel frigorifero. Inevitabilmente passano una, due, tre settimane. Alla fine quel limone a volte capita che vada a finire direttamente nell'umido. O penso ancora al formaggio grana, è un classico esempio che lì dove non abbiamo la possibilità di conservarlo, ad esempio sotto vuoto, quindi nella maniera più idonea, ma semplicemente con della carta pellicola o all'interno di un sacchetto, sappiamo tutti che il frigorifero di fatto è un deumidificatore, quindi asciuga i nostri prodotti. Parmigiano reggiano, quel formaggio lì, è un prodotto che man mano tende ad asciugarsi, e quindi spesso arriviamo verso la fine del formaggio che non lo grattugiamo più, ok? Sappiamo che può essere utilizzato anche con delle ricette di recupero la scorza, ma tante volte anche quello viene eliminato. Quindi... Un'altra parte di responsabilità, Marco, passa anche attraverso appunto quello che cuciniamo e come poi lo pensiamo all'interno delle nostre cucine, nel nostro privato. Sappiamo tutti che il mondo della ristorazione in questo frangente sta attraversando un periodo molto molto delicato per colpa appunto della situazione che tutti stiamo vivendo. Non vogliamo apportare un ulteriore peso a questo, però siamo abituati nella nostra quotidianità ad andare con una vita frenetica data dai mille impegni, il lavoro, tutte le cose che ci stanno attorno, e quello che dicevo prima dell'avere una grandissima disponibilità di cibo significa anche che se mi trovo in una qualsiasi parte a qualsiasi ora e ho fame, posso andare a mangiare in un posto piuttosto che in un altro. Questo però mi porta a non avere l'accortezza magari durante la cena fatta la sera prima di prepararmi di prepararmi magari la mia ciotola con la mia borsa frigo per poi mangiarlo il giorno dopo nel mio posto di lavoro, oppure anche semplicemente di portarmi uno snack che possa essere una mela piuttosto che una barretta fatta a casa. E questo è un tipo di spreco, che non vuol dire non mangiare più. Non spreco, direi, nel momento in cui noi, appunto, come diceva Sara, la sera a volte capita che la nostra cena avanzi, ok? Un atteggiamento sostenibile è quello di dire: ok, questo può diventare la mia pausa pranzo per il giorno dopo in ufficio, al lavoro o a scuola. Ormai è abbastanza comune trovare negli ambienti di lavoro un piccolo frigorifero piuttosto che un forno a microonde, quindi abbiamo gli strumenti minimi necessari per poter rigenerare anche in tutta sicurezza il nostro pranzo. Questo non vuole assolutamente essere per dire che non dovete andare al ristorante piuttosto che dovete sempre mangiare le cose che cucinate voi, no, sarebbe totalmente contrario a quello che è il nostro lavoro, proprio perché noi lavoriamo nella ristorazione, quindi non vuole essere questo il messaggio, vuole semplicemente essere, se per caso una sera avanzate del cibo, una volta ogni tanto portarsi dietro qualcosa da casa non è sbagliato, ma anzi siamo un po' più responsabili. Ma a proposito appunto della ristorazione, un altro frangente del video che abbiamo visto assieme coinvolgeva direttamente il cameriere che si approcciava all'ospite con la pizza e prima di dare il piatto faceva lanciare queste fette e cadere a terra.
Ecco. Quindi stiamo andando verso il secondo focus del nostro incontro, Assolutamente sì. ovvero la responsabilità, quindi passiamo dalla responsabilità che ognuno di noi può avere a casa, a lavoro, in ristorante, nel momento in cui sono un professionista, a quella che è effettivamente la reale responsabilità di due figure che ci sono in un locale, il cliente da una parte e il ristoratore, il professionista dall'altra. Sì, io mi permetto di parlare per quello che riguarda il cliente, proprio perché questo è il mio lavoro. Tante volte con il cliente si trova in difficoltà rispetto ad alcune scelte, tante volte si trova appunto in pausa pranzo e magari non ha voglia di alzarsi da tavola con la pancia piena, no? Una volta c'era la mentalità di dover andare al ristorante, di doversi per forza alzare con questa pancia piena, quasi da non riuscire a respirare. Adesso le cose sono cambiate e anche le porzioni che vengono servite sono cambiate, ma si può sempre fare qualcosa di più. Quindi ci deve essere da parte nostra, da parte dei camerieri, la responsabilità e l'accortezza di riuscire a interpretare meglio quello che è il desiderio dell'ospite anche sotto questo punto di vista qui. Ci deve essere la sensibilità nostra come camerieri di poter accogliere e invitare l'ospite nel caso in cui avanzi del cibo all'interno del proprio piatto, di dare la doggy bag. Tante volte questa doggy bag il cliente non l'accetta o fa difficoltà ad apprezzarla perché si sente quasi in imbarazzo nel prenderla e nel portarla via, cosa che è sbagliata in realtà perché anzi deve renderci orgogliosi di fare questo gesto proprio perché è come dicevamo Un prima, atteggiamento la virtuoso. responsabilità e un atteggiamento virtuoso. E poi mi permetto anche di dire, non nascondiamo il fatto, Sara, che se siamo al ristorante con degli amici e magari insomma la pizza era molto abbondante o abbiamo preso già un antipasto e un primo e quindi lasciamo qualcosa nel piatto del secondo, se siamo in ristorante, nel momento in cui il cameriere porta via, sbarazza il tavolo e quindi porta via il nostro piatto nel quale è avanzato quella ultima fettina di carne, ecco che nel momento in cui non è più davanti ai nostri occhi, sembra quasi che non sia più un nostro problema. Sì, perché non ci dimentichiamo del fatto che comunque come paghiamo il cibo che compriamo a casa e lì ci sentiamo più in difficoltà a gettarlo nell'umido, anche al ristorante lo acquistiamo il cibo e forse lo paghiamo anche in maniera diversa rispetto a quello che compriamo al supermercato. Però appunto non facendo noi il gesto di gettarlo all'interno del cestino dell'umido ci sentiamo meno a disagio, è come se ci fosse concessa la cosa in maniera disinvolta. In realtà non è così e qui torniamo appunto a quello che è la responsabilità di ognuno di noi e la consapevolezza anche dei nostri gesti. Io ho parlato appunto della parte del cliente, quello che possiamo fare nei confronti del cliente. Però sempre per il cliente c'è anche la parte della cucina, che oggi è rappresentata da Marco. Sì, io volevo tra l'altro fare un appunto che forse non abbiamo fatto all'inizio per chi ci sta ascoltando. Noi siamo appunto due formatori di Enaip Veneto, Sara in qualità di restaurant manager, quindi insegnante di sala bar, e io insegnante di cucina. Insomma, questo era doveroso dirlo anche insomma, per potersi un attimo Certo, identificare. inquadrare. Ok, quindi il cliente da una parte, il ristoratore dall'altra. Direi innanzitutto che oggi sempre più ristoratori iniziano a essere sensibili e responsabili verso questo tipo di problematiche, e diciamo per fortuna. Anzi, c'è un grandissimo movimento sotto e abbiamo anche avuto, grazie all'Life Foster, la fortuna di poter conoscere veramente degli imprenditori e dei cuochi che hanno una concezione e una particolare dedizione a quello che è lo spreco alimentare e al raggiungimento della Lo sostenibilità in definirei tutti i quasi suoi amore, aspetti. Sì, assolutamente sì. una passione che sconfina proprio in una passione vera per queste problematiche qui. Quindi torniamo un attimo a noi e dicevamo cosa può fare il ristoratore? Beh, il ristoratore può sicuramente pensare che spesso il cliente non si preoccupa appunto dello spreco, allora deve essere il ristoratore che va a prevenire
il problema. Lo può prevenire in che modo? Lo può prevenire andando sicuramente ad offrire quelle che sono le famose mezze porzioni. Magari tante cucine o tante realtà questo non lo permettono, ma sicuramente c'è modo sempre di accompagnare il cliente in questo modo qua, anche in maniera, se vogliamo così, gentile ed educata. Assolutamente sì. Pensiamo, ma questa è una realtà presente da molti anni nella ristorazione, soprattutto nell'alta ristorazione, i menù degustazione. I menù degustazione sappiamo bene che non nascono per un concetto legato al non spreco, dietro nascono per un concetto ben diverso, che è quello di un percorso, di un'esperienza gastronomica. Però quel tipo di esperienza contestualmente permette anche di dare modo al cliente di assaggiare più cose e sicuramente di non andare a creare dello spreco. Ma non è solo questo che può essere fatto, sicuramente ci deve essere una formazione, una sensibilizzazione, cosa che il progetto Life Foster attualmente già sta facendo. Prima con Barbara, insomma, avete potuto vedere quanto già si sta facendo verso il mondo della ristorazione, ma quindi non deve essere solo il titolare di un locale, ma anche tutti i suoi collaboratori, che siano dei cuochi, che siano dei camerieri, ma che siano informati e quantomeno Formati anche. formati e sensibilizzati verso questo aspetto qui. Sì, è importantissimo, come diceva Marco, che sia la cucina che la sala vengano formati sempre sotto tutte le varie problematiche che ci possono essere e i vari aspetti che attraversiamo con Life Foster. Questo perché il mondo della cucina non esiste senza la sala e la sala non esiste senza la cucina, diciamo che sono due strade ben definite ma che viaggiano parallele e in continua collaborazione una con l'altra, per cui questa è una cosa fondamentale. Su questo Life Foster sta facendo tantissimo con degli ottimi risultati, oserei dire. Sì, e aggiungerei l'ultimo punto, non meno importante. Io tra Anzi. l'altro quando sono in classe ai miei ragazzi di prima, ma poi lo ripeto ogni anno, dico sempre che il successo di un ristorante, la qualità di un ristorante entra dalla porta del magazzino. Perché dico questo? Perché pensiamo che dietro ad ogni piatto c'è un produttore, dietro ad ogni piatto c'è una materia prima. Dietro a tutto ciò c'è una conoscenza, c'è un lavoro umano, c'è una consapevolezza, c'è una stagionalità. Quindi sì, non possiamo non parlare della sostenibilità e della qualità del prodotto alimentare. Una qualità che non deve essere solo sensoriale, quindi gusto, olfatto, colore. Una qualità che non deve essere solo nutrizionale, quindi legata al benessere fisico di tutti noi. Una qualità che non deve essere solo igienica, che sono assolutamente importanti. Possiamo aggiungere oggi una qualità di tipo sostenibile. Assolutamente sì. Dobbiamo tenere in considerazione, come diceva Marco, diversi aspetti rispetto alla sostenibilità del piatto. La sostenibilità del piatto ci ripaga sotto tantissimi punti di vista. Utilizzando dei prodotti di stagione, potremmo pensare di avere, senza potremmo pensare, sicuramente avremmo una resa migliore di quello che è il prodotto, andandolo a sfruttare sotto diversi ambiti, perché con le cotture al giorno d'oggi possiamo fare 3.000 cose. Sì, e dietro la materia prima di stagione ci sono anche dei produttori, quindi ci sono delle persone che a loro volta sono attente a queste tematiche qui. Quindi se io sono un ristoratore e scelgo un determinato ortaggio piuttosto che l'altro, sto a sua volta scegliendo di acquistare da un produttore che anche lui è attento a queste tematiche qui. Quindi non dimentichiamoci che insomma i punti, i focus da tenere in considerazione sono tanti. Io affronterei il terzo punto di Sì? questo primo video che abbiamo visto, che va a focalizzare sulla responsabilità che abbiamo a casa. Quindi al momento abbiamo visto la responsabilità di ognuno di noi, la responsabilità che ha il cliente e il ristoratore o il cuoco, ma anche adesso andiamo ad affrontare la parte della responsabilità che abbiamo a casa.
È doveroso un piccolo preambolo. A volte quando parliamo di queste cose, i nostri allievi ci dicono: eh sì, prof, ma la sera a casa chi è che ha voglia di guardare queste cose o di mettersi a farle, no? Ci vuole tempo e poi sono stanco e Beh, poi non. forse a volte capita anche a me. Sì, anche a me decisamente, anzi, e in realtà possiamo metterci proprio del nostro in questo perché da quando abbiamo cominciato a lavorare con Life Foster e ad imparare cose nuove, perché è vero, noi veniamo dal mondo della ristorazione e sicuramente alcuni aspetti li conoscevamo già ed eravamo già consapevoli, ok? Altri invece ci si è aperto un mondo grazie a Life E Foster e grazie abbiamo anche, imparato un sacco di certo, anche cose. grazie alla necessità di dover formare i nostri ragazzi, questo ci ha fatto mettere doppiamente in gioco. Una cosa sono Assolutamente le sì. competenze, le conoscenze che acquisiamo noi, poi viene lo step successivo che è la formazione, l'andare cioè a trasmettere a qualcun altro tutte queste informazioni che vogliono essere solo la punta di un iceberg, che assolutamente poi dietro si apre veramente, veramente un mondo. E quindi per quel che riguarda appunto questa responsabilità di casa, abbiamo imparato anche noi a gestire la nostra quotidianità casalinga in maniera totalmente diversa rispetto a prima, o comunque l'abbiamo aggiustata. Ma quindi, Sara, nello specifico, Stringendo. nel concreto, cosa ci consigli? Ma dobbiamo prima dire perché stiamo parlando di questa cosa di casa e Ok. su che cosa andiamo a parare. Andiamo a parare sul fatto che tutti noi quotidianamente o perlomeno una volta a settimana andiamo a fare la spesa al supermercato. E uno dice: vabbè, ma finché vado a fare la spesa al supermercato mica spreco perché compro e porto a casa. E invece no, invece è proprio lì che andiamo a lavorare e a capire un attimino che cosa succede e perché c'è lo spreco anche quando andiamo a fare la spesa. Parlando di questo, prima di approfondire, o mentre approfondiamo, vi vogliamo far vedere un qualcosa che hanno creato i nostri allievi, proprio quelli che sono stati formati su Life Foster e ai quali abbiamo fatto fare un lavoro. Alla fine della loro formazione e prendendo a cuore il problema dello spreco alimentare, quindi quello che avevano imparato con Life, hanno deciso di creare un qualcosa che potesse essere utile a loro, ma alle loro famiglie, ai loro conoscenti, per essere più responsabili e per cercare di non appesantire ulteriormente il problema dello spreco alimentare. E quindi guardiamo un po' questa lista che vi stiamo per trasmettere assieme e poi ve la spieghiamo. Sì, possiamo proprio dire che è un lavoro di proprio pugno dei ragazzi, Sì, dei nostri ragazzi. troverete anche qualche errore perché Ah. l'abbiamo individuato, però è una cosa che hanno proprio voluto fare loro, noi l'abbiamo scannerizzata. Già l'idea di poterlo scrivere da parte loro su una carta riciclabile, che vedete essere particolarmente di grana, particolarmente grossa, è stata una loro accortezza che ci ha lasciato anche stupiti, se Noi forse eravamo vogliamo. partiti con i classici fogli bianchi e Esatto, loro ci hanno invece. messo in riga. Ci hanno ripristinato, quindi vuol dire che il lavoro che stiamo facendo sta dando dei buoni risultati e hanno voluto fare appunto questa spesa, una serie di consigli per fare la spesa sostenibile. Il titolo è stato Ecco Frigo e ci dicono: ecco pochi e semplici consigli per ridurre lo spreco alimentare. Allora Marco, di questi consigli prendiamone uno o due e vediamo quali possono essere quelli un po' più azzeccati, Ma perché. ti dirò, li stavo scorrendo velocemente e se penso ogni volta che vado al supermercato ho la pancia piena, ho lo stomaco pieno, sì, no, ma perché? Allora, cosa fa questa pancia piena o pancia vuota per andare a fare la spesa? Cambia tantissimo in realtà. Io se vado a fare la spesa quando ho fame,
è la fine, compro di tutto e di più perché mi viene voglia di mangiare le patatine, poi mi viene voglia magari di farmi un antipasto e poi mi faccio anche il secondo e poi aspetta che mi prendo anche il dessert, aspetta che Insomma, mi è la prendo. voglia del momento. Esatto, e quindi riempio il carrello, prendo tante cose che magari non riesco a cucinare o comunque non mi viene neanche poi da mangiarle tutte assieme e nel mentre queste cose quando arrivano a casa si mettono nel frigo e restano lì. Restano lì, restano lì fino a quando poi devi per forza prendere in mano la situazione e lì c'è lo spreco perché viene buttato nel Però cestino i del nostri tutto. ragazzi ci vengono in aiuto perché scendendo nel penultimo punto ci dicono anche che insomma con un po' di fantasia e un po' meno pigrizia possiamo andare a cercarci qualche ricetta semplice e vi stiamo già anticipando una piccola sorpresa che tra poco vi faremo vedere, possiamo andare un po' a reinventare alcuni prodotti che ci rimangono in dispensa. Però Sara, tu dicevi che andiamo al supermercato, la voglia del momento ci fa acquistare di tutto, ma allora c'è modo di pensare in modo differente mentre faccio la spesa? Assolutamente sì, basta essere un pochino organizzati, che non vuol dire doversi mettere a tavolino e fare chissà quale planning settimanale, però avere una minima idea di quello che è il piano settimanale dei pasti, quindi cercare di darsi delle regole rispetto a dei pasti, ci aiuta ad essere più sensibili e a fare la spesa in maniera migliore. Sempre i nostri allievi, gli stessi che hanno creato questa lista, insieme hanno voluto appunto dare un suggerimento alle persone della loro famiglia piuttosto che ai conoscenti su quello che può essere un'idea di un menu settimanale. Ecco, rispetto a tutti i giorni, quello che possiamo magari vedere è il fatto che in alcune situazioni ci sono delle materie prime che vengono utilizzate il giorno seguente, ma in forma differente. E prima che cosa avevano detto i ragazzi, sempre nella lista, c'era la frase sotto, no? Sì, Che insomma, io infatti mi stavo quasi chiedendo, ma insomma, devo farmi una lista della spesa, devo farmi un planning settimanale, qui non c'è più il piacere e il divertimento. Eh no, il piacere e il divertimento viene dato appunto da aggiungi un pizzico d'amore e il piatto risulterà migliore, E proprio allora. perché con quello stimoliamo la nostra fantasia e andiamo a fare una cosa che adesso sarà trattata un po' più nello specifico da Marco, che si chiama cucina circolare. E sulla cucina circolare Life Foster lavora veramente tantissimo. Ok, allora ci interrompiamo questa condivisione e adesso vi andiamo a proporre un nostro piccolo suggerimento, una piccola ricetta, chiaramente per motivi tecnici, insomma, l'abbiamo fatto un attimo in differita, dove però appunto verrà messo in risalto quello che è la cucina circolare. Mentre carichiamo il video, vi spiego brevemente qualcosa di questa cucina circolare. La cucina circolare va a prendere una materia prima a rielaborarla, sotto tutti i punti di vista, sfruttando i vari metodi di cottura, quindi ripresentando quella stessa materia prima con consistenze e proprio anche presentazioni a livello visivo completamente diversi. Adesso con Marco abbiamo preparato questo piccolo video e vi faremo vedere come si può arrivare con un unico prodotto a creare un piatto che possa avere consistenze e aspetti completamente diversi tra di loro. Buongiorno, ciao a tutti. Oggi siamo nella cucina della sede operativa di Enaip Conegliano e come vi ha anticipato Sara,
Oggi andremo a preparare insieme, vi farò vedere due piatti. Si tratterà di una piccola entrée o un piccolo antipasto caldo che potete facilmente preparare a casa, con degli ingredienti che fondamentalmente a volte ci troviamo nella nostra cucina di casa, ingredienti che possono spesso essere così dimenticati, pensiamo del pane vecchio, o anche eliminati perché non sappiamo che possono essere utilizzati. L'altro piatto che invece andremo a fare è un piatto dolce, è uno snack dolce a base di banane che a volte ci troviamo a dover eliminare, forse perché è troppo mature, e spesso ci troviamo a dire sono nere, sono mature, non mi piacciono più. Allora, iniziamo intanto dall'antipasto. Oggi andremo a preparare una vellutata di broccolo, dove però andremo a usare solo il gambo, abbinato poi a delle acciughe e a del formaggio dei poveri, che altro non è del pane abbrustolito, leggermente aromatizzato con dell'aglio. Partiamo allora dal nostro broccolo. Come potete vedere è stata già eliminata l'unica parte che non andremo a utilizzare, ovvero le foglie. Andiamo quindi a separare le cime, che verranno comunque utilizzate per il nostro piatto, e quindi andiamo a dividere ogni singola cima che verrà poi sbollentata in acqua calda. Queste qui saranno in accompagnamento a quella che sarà invece la nostra vellutata. Quindi mi vado a staccare in questo modo qua le nostre cimette e le vado a posizionare nel mio contenitore, che poi e poi appunto verranno sbianchite in acqua. Una volta staccate le cime, io ottengo il gambo. Eccolo qui. Questo spesso ci ritroviamo a eliminarlo perché pensiamo che l'unica parte buona del nostro broccolo siano solo le cime. E invece no, oggi cerchiamo di capire insieme come poterlo utilizzare. Allora, andiamo a eliminare solo la parte del fondo, che è la parte più legnosa, più dura, e andiamo a togliere la parte solo più esterna del nostro gambo. La parte più esterna, perché sarà quella che poi sarà anche più difficile da andare a frullare. Ok, quindi abbiamo il nostro gambo pulito. Questa qui era la parte del gambo che era vicina alle cimette, quindi qui non abbiamo nulla da andare a curare. Quello che adesso andiamo a fare è ritagliarla a pezzi piccoli. Possiamo tagliare il nostro gambo a metà e quindi andarci a fare dei piccoli pezzi in questo modo qui. Ok, se sentiamo che abbiamo una parte dura finale, la possiamo eliminare. Nel frattempo abbiamo messo a bollire un pentolino di acqua. Abbiamo semplicemente dell'acqua e un pizzico di sale. Perché il pizzico di sale? Questo ci aiuta a fissare il colore. Vedremo che otterremo una crema di un verde più delicato rispetto al verde forte delle nostre cimette, però comunque il sale e successivamente lo shock termico che avrà a fine cottura con l'acqua e ghiaccio mi permetterà di andare a fissare il nostro colore. E allora vado a versare qui il mio gambo. Chiaramente più piccoli sono i pezzi, più velocemente andranno a cucinare. Qui ci interessa andare a fare una cottura completa, ovvero il nostro gambo non deve risultare al dente o comunque duro, dovrà essere ben cotto. Indicativamente siamo intorno ai 10-12 minuti di cottura. Chiaramente poi facilmente lo andiamo a controllare con uno stuzzicadente o con la punta del coltello. Ecco ragazzi, allora adesso Marco vi va a spiegare quelli che sono i passaggi successivi, perché
Non abbiamo molto tempo per... Dalla regia ci richiamano. Ci richiamano, non possiamo farvi vedere tutta la preparazione, ma vi facciamo vedere il risultato finale, così Marco poi vi spiega come è arrivato ad ottenerlo in maniera molto veloce. Andiamo subito. Così qui, abbiamo allora frullato con un mini pim il nostro gambo di broccoli, abbiamo ottenuto un colore abbastanza più chiaro rispetto a quello che ci saremmo aspettati frullando invece le cimette. Allora, prendiamo due ciotoline, in questo caso andiamo a servire come in tre, quindi sarà un benvenuto ai nostri amici a casa, se li invitiamo a cena o anche a pranzo. Quindi un cucchiaio di crema che abbiamo leggermente condito con del sale, facendo sempre attenzione al sale messo precedentemente in acqua per bollire, un po' di pepe e l'olio lo andiamo a mettere a crudo alla fine. Quindi abbiamo la nostra base di crema, la parte salata forte delle acciughe, e la parte della cimetta del nostro broccolo, vedete il colore com'è rimasto vivo, a richiamare comunque la crema sotto. E per ultimo un po' di formaggio dei poveri. Ecco fatto e buon appetito dalla nostra cucina circolare. Ecco appunto dalla nostra cucina circolare. Allora Marco, in maniera semplice... Sì, volevo un attimo così chiarire alcuni passaggi che per motivi di tempo abbiamo dovuto saltare dal momento in cui abbiamo scolato il nostro gambo del broccolo, è stato semplicemente frullato con un mini pimmer, la consistenza veniva poi aggiustata con l'acqua di cottura stessa del gambo. Il formaggio povero, diciamo così, è molto semplice. È una ricetta tradizionale, tra l'altro, perché diciamo che le tradizioni, non si smentiscono mai. Quelle italiane, ci aiutano tantissimo sotto questo punto di vista. E forse i nostri nonni erano quelli che più di tutti non buttavano nulla. Erano lungimiranti. Assolutamente sì. E quindi con il pane vecchio che ci ritroviamo a casa, non usciamo un attimo dallo schema classico del pan grattato, ma in maniera altrettanto semplice, il pane vecchio può essere tagliato a pezzi, viene frullato a pezzettoni abbastanza grossi, non vogliamo tenere il pan grattato. Successivamente in una padella antiaderente calda con dell'olio extravergine di oliva e uno spicchio ad aromatizzare, andiamo a tostare le nostre briciole di pane e a salarle leggermente, che sono poi quelle che avete visto alla fine nell'entrée a dare croccantezza al piatto. Nel video prima, all'inizio di presentazione, accennavo anche a uno snack dolce a base di banane. Però dobbiamo dire alle persone che ci stanno guardando che se sono curiosi e hanno voglia di provare a cimentarsi in questa ricetta del broccolo e a farsi uno snack sfizioso con le banane, che è quello che sì, accennavi tu nel video, lo trovano sul nostro canale di Life Foster in YouTube. Quindi possono andare a vedersi il video in maniera totale e così a provare anche a farlo. Ecco, la cucina circolare quindi è un po' una sfida, che però se la guardiamo sotto il punto di vista positivo ci mette un po' in gioco e ci può dare una spinta nuova anche nella semplicità delle cucine di casa, perché tante certo, volte ci troviamo a riproporre sempre tutte le settimane gli stessi piatti, quasi per comodità, perché sappiamo già come si fanno e quindi ci sembra di essere più veloci. Ma non è vero, non è propriamente detto questo, no? Perché per fare questa ricetta del broccolo, esatto,
è veramente una cosa molto veloce e molto molto semplice che tutti possiamo fare, e il tempo che ci si impiega è relativamente breve, anzi ci impieghiamo meno che a fare una pasta al pomodoro. Per cui speriamo oggi di avervi lasciato un po' di curiosità e un po' di voglia di mettervi in gioco. Se ci sono delle cose che avreste voglia di approfondire, degli spunti in più che volete prendere, sul sito di Life Foster, www.lifefoster.eu, trovate tutti gli accorgimenti, i consigli, potete essere tenuti aggiornati se facciamo degli altri webinar o se ci sono degli altri eventi organizzati da Life. E quindi speriamo che in tanti possiate seguirci attraverso questo canale piuttosto che Certo. YouTube, Instagram e Facebook. E speriamo appunto di non essere stato troppo noiosi. No, e insomma, volevo dare proprio questi riassumendo i consigli, abbiamo detto, quindi una Abbiamo anche spesa. Ok, una domanda, ci dicono. C'è qualcuno che ha fatto delle domande? quindi allora, Se... finisco velocemente. Un attimo, Francesca, ti diamo subito la linea. Abbiamo detto, facciamo la spesa con testa. Sì. Quando siamo a casa, apriamo il frigorifero, teniamo in ordine e se andiamo fuori a mangiare con i nostri amici, cerchiamo di essere responsabili. Francesca, hai delle domande da parte delle Allora, ce n'è una di una ragazza, donna curiosa, che chiede dove troviamo altre ricette sostenibili? Domanda di Francesca Dalzotto. Eccoci, allora, Francesca, le ricette sostenibili le puoi trovare assolutamente, scartabellando in internet trovi un sacco di siti che si dedicano alla cucina circolare e a quello che può essere il riutilizzo della materia prima. Life Foster si sta organizzando per poter essere di sostegno a tutte le persone anche sotto questo punto di vista. Quindi, come si suol dire, keep in touch nel nostro sito di Life Foster, così da poter essere aggiornata continuamente. Sì, e non solo siti internet, ma anche libri. Oggi, insomma, sempre grazie a internet potete fare una ricerca e ci sono diversi libri che proprio in maniera concreta aiutano a pensare in maniera sostenibile in cucina. Assolutamente sì. Ne è arrivata un'altra? Sì, ce la facciamo. Questa invece è di Giulia Castagnotto, che è un po' sorpresa, e mi scrive: quando parlate di ristorazione, significa che ci sono ristoranti che buttano via? No, può essere presa questa cosa sotto questo punto di vista. Come abbiamo detto, Giulia, assolutamente i ristoratori, gli chef e i camerieri sono sempre più attenti a quello che è questo problema, ma quello che abbiamo voluto cercare di far capire è che bisogna che ci sia una responsabilità da ambo le parti, da parte del Sì. ristoratore, ma da parte anche del cliente. E questo fa sì che collaborando e lavorando tutti per lo stesso obiettivo si vada a ridurre sempre di più il problema dello spreco alimentare. Tra l'altro aggiungerei che grazie alle competenze dei professionisti insieme alle tecnologie che oggi abbiamo in cucina, dal sottovuoto alla battitura di temperatura, gli sprechi sono ridotti veramente all'osso. Cos'è che fa aumentare poi il volume dello spreco? È quello che dicevamo prima, forse a volte è il trancio di pizza che dalla sala rientra in cucina, che inevitabilmente non può essere riutilizzato. Assolutamente, però no, credeteci, il settore della ristorazione ha un'attenzione nei confronti dello spreco alimentare straordinario. Ci sono altre domande? Ce n'è una? Un'altra ancora di Andrea Scorzin. Prima avete parlato di responsabilità a casa. È molto difficile avere quel tipo di gestione in casa? No, rispondo in maniera molto veloce, assolutamente no, è questione di abitudine. Volere è potere e cambiare le nostre abitudini può sembrare difficile, ma non è così. Basta provare e avere un po' di costanza. Noi ci teniamo a salutarvi, ci fa piacere che ci sia stato questo coinvolgimento. Anche Barbara. Grazie. Ciao.
che avrebbe voluto. E quindi vi ringraziamo dell'attenzione. Grazie. Ricordatevi, Love Food Reduce Waste.